Si è appena conclusa la finale della prima Italian Patent Competition, organizzata da InnoGest in promozione insieme al Ministero dello Sviluppo Economico e Deloitte. Ci hanno supportato nella valutazione dei brevetti i patent attorney dello studio Iacobacci e possiamo confermare gli ottimi risultati dell'iniziativa. I 9 candidati invitati a presentare quest'oggi hanno riscosso grande attenzione da parte della sala, gremita di invitati dal mondo degli investitori istituzionali, dal mondo della scienza e dall'ecosistema più in generale dell'innovazione italiana. 2 le menzioni speciali attribuite questa sera, una al progetto Ananas Liver. Chiederei quindi a Marco Perrone di assegnare la prima menzione speciale al team di Ananas Liver, che invito ad avvicinarsi per ritirare il premio. E siamo felici di attribuire questa menzione per sicuramente i risultati promettenti che ha condiviso con noi, che abbiamo avuto modo di conoscere nel tempo, e per l'ampiezza del potenziale che una piattaforma di delivery come quella che state sviluppando potrebbe avere in futuro. Quindi ci auguriamo che questo supporto sia un modo proficuo per aiutarvi a fare un ulteriore passo avanti nel percorso di sviluppo. Siamo sicuramente felici di sapere quali possono essere ulteriori modi in cui possiamo aiutare. Grazie ancora. E una al progetto Modulators of Soce. Sarà assegnata dal dottor Morgia una seconda menzione speciale al team di Modulators of Soce. La Commissione ci tiene a sottolineare il livello di innovatività del progetto che state sviluppando e la solidità dell'approccio di protezione brevettuale che avete dimostrato. Quindi, visto un percorso estremamente chiaro, la fortuna di potervi dedicare a aver individuato delle patologie rare su cui andare a indirizzare il vostro sviluppo, sicuramente sarà ascoltato da ulteriori investitori e attori del settore che saranno interessati a sapere di più sull'opportunità di aiutarvi. Grazie ancora. Entrambe estremamente interessanti per il potenziale dimostrato e per i risultati early ad oggi condivisi con noi. Ci auguriamo il meglio per questi 2 progetti e sicuramente non tarderanno a ottenere riscontro e attenzione da parte degli attori del sistema. Vincitore di questa prima edizione dell'Italian Patent Competition invece il team di giovani ricercatori di Linfatica, soluzione per il problema ad oggi ancora irrisolto del linfedema, derivante in particolare dall'asportazione di linfonodi, ad esempio a seguito di mastectomia. E a ritirare la targa relativa al primo classificato dell'Italian Patent Competition, il team di Linfatica. Vedere 2 giovani ricercatori italiani sicuramente dà speranza a tutti, siamo tutti giovani, siamo tutti ricercatori, siamo tutti italiani, ma vederli qui con noi è sicuramente un ulteriore motivo per poterli premiare. Vedere lo stadio che sono già riusciti a raggiungere fino ad oggi, quindi avere in mano dati animali ha portato la Commissione a giudicare molto favorevolmente le opportunità e il potenziale di progetti di questo tipo, e il clinical need ad oggi è risolto, conferma quello che è. Quindi siamo felici di ragionare con voi su quello che potrebbe essere un investimento di 250.000 euro. Siamo molto molto contenti e onorati di questo premio. Siamo molto felici di avere questo riconoscimento dall'Italia, da cui, come avete capito, siamo arrivati qualche anno fa e siamo felici di tornare e dare un contributo ancora. Sia un contributo per il nostro progetto, ma anche un contributo al paese, se possibile. Volevamo veramente ringraziare l'Italia che ci dà questa speranza di continuare a lavorare nel paese da cui proveniamo. Molto, molto. Ci auguriamo che un tale potenziale
seppur con una piccola spinta che può essere quella del futuro investimento di 250.000 euro su cui lavoreremo con il team, sia un game changer e possa a breve testimoniare come l'impatto dell'innovazione e del supporto focalizzato possa cambiare grazie alla trasformazione della scienza in soluzione. Non possiamo che augurarci che a breve ci siano grandi riscontri per tutti i team che hanno partecipato e per noi nella sempre più chiara evidenza che ci sia del grande potenziale, che le life science in Italia abbiano molto da raccontare e che ci sia una forte domanda per investimenti e innovazioni.